Ma insomma, il fatto che un'azienda come la McDonald's scelga Salerno per implementare i suoi punti vendita e i suoi store è un fatto, diciamo, significativo, nel senso che si comprende indirettamente che la città è una città compatibile, che richiama finanziamenti, e questo è il riscontro di un'azione che noi stiamo conducendo da McDonald's. Marchio internazionale, arricchirà l'offerta per il food a Salerno, ricoprendo un ruolo, diciamo, principe, nel senso che a McDonald's richiamano una clientela giovanile, richiamano anche turisti di passaggio, e nello stesso tempo non vanno in conflitto con altre aziende di ristorazione, che pure sono presenti numerosissime sul nostro territorio. Cioè non mi sembra che si invadano reciprocamente i campi, e questo è un aspetto ulteriormente positivo. Che poi ci sia anche una ricaduta occupazionale, questo naturalmente non ci può che far piacere, con metodiche di grandissima trasparenza, e credo che tutto questo arricchisca ulteriormente la nostra offerta turistica, come dicevo prima, ma anche la nostra capacità di essere sul mercato. Sì, Via Mercanti fu aperto ad agosto del 1993, da allora è passata molta acqua sotto i ponti, e in questo momento su Salerno città che porta due ristoranti, poi ce n'è uno a Pontecagnano nel Maxi Mall, ce n'è un altro a Nocera e ce n'è uno in provincia sempre a Eboli, che è l'outlet Cilento. Si rilancia, noi siamo sempre presenti e cerchiamo sempre di dare innovazione alla nostra azione. Oggi ci vediamo appunto per valutare, per farvi partecipi di queste nuove iniziative che stiamo facendo. Una di queste è l'OPF, che riguarda una nuova funzione nei ristoranti. Avete già un prototipo sulla provincia di Salerno, appunto alle cotoniere, dove c'è questo nuovo format, ma la cosa più importante è che noi avviamo un programma di interventi sul territorio che riguardano anche l'individuazione di nuove risorse da inserire nelle nostre strutture, e questo comporta che questo mese ci sarà una tappa del Job Tour. Voi che ci seguite da tempo, sapete già che nel 2016 ne abbiamo fatta un'altra sul lungomare, il villaggio del Job Tour, dove faremo delle selezioni, perché dovremo inserire circa 70 elementi in provincia nei vari ristoranti. È prevista anche una nuova apertura, e quindi tutte queste persone verranno selezionate. Anzi, io vi chiedo la cortesia di informare tutti coloro che fossero interessati e che seguono i vari media di inserire i loro curricula, la loro richiesta di inserimento e di valutazione entro il 10 aprile sul sito nazionale di McDonald's, che è appunto mcdonalds.it, dove andranno a cercare poi Job Tour, e lì chiederanno, cliccheranno la tappa di Salerno, dove inseriranno il loro curricula, verranno chiamati per una piccola preselezione, e poi verranno eventualmente il 16 aprile a incontrarci per fare poi i primi colloqui di selezione. La tappa è il 16 aprile, anzi vi invito sin da adesso a venire sul lungomare di fronte alle poste, dove ci sarà questo villaggio. Ovviamente bisogna digitare l'inserimento dei curricula entro il 10 aprile, entro dopodomani, perché poi vengono chiuse le preselezioni, perché ovviamente bisogna poi valutare queste molte centinaia di curricula che sono giunti. Noi abbiamo notizie di molto interesse. Il profilo, il nuovo ristorante, al momento non c'è ancora la definizione ufficiale, nel senso che vi chiameremo, poi vi daremo contezza di questa nuova iniziativa, che è ovviamente, come si dice in inglese, downtown, nel centro della città. Quindi questa cosa avverrà pure durante l'anno, e progressivamente inseriremo tutte queste risorse. Ovviamente tutto questo comporta da parte nostra grande interesse. Lo scorso anno il nostro amministratore delegato aveva annunciato in Campania 16 nuove aperture nei successivi 5 anni, quindi questo, diciamo, che per noi è motivo di grande interesse e soddisfazione di poter
implementare la nostra presenza e io devo ringraziare doverosamente le istituzioni che ci sono vicine, che ci accompagnano in questo percorso, sia il Comune, l'amministrazione che gli altri enti regionali e tutti quanti hanno aventi causa, per così dire.